In una serata normale avremmo detto i classici gol dell'ex, ma oggi, al di là dei complimenti per i tuoi due gol, non è stata una serata normale per mille cose. Salve a tutti, no, sono serate indimenticabili per il gruppo soprattutto e per me, perché tornare in questo campo dove diciamo ho iniziato, anche se per poco tempo, è sempre un'emozione e, come ho ribadito nell'intervista precedente, non è stata un'esultanza, è stata soltanto la rabbia per un po' il tutto, perché io stimo Foggia, tutti i foggiani, e comunque noi, ripeto, siamo ancora in corsa per la salvezza e dobbiamo raggiungere l'obiettivo a tutti i costi. Senti, una partenza d'handicap, poi il secondo tempo la grande riscossa, poi nel finale è mancato il match point, quindi un turbillon di emozioni veramente, diciamo, incredibile, però una risposta anche positiva da parte della squadra, perché anche in un momento negativo che avrebbe anche magari ucciso il toro sullo 0-2 c'è stata una bella reazione. Certo, c'è stata una grande reazione, abbiamo fatto vedere che abbiamo gli attributi giusti per lottare fino in fondo e ci sono stati capovolgimenti di fronte sia per il Foggia che per il Livorno e la partita ha deciso che doveva finire così. Alla fine è un pareggio che forse può anche, diciamo, serve poco a entrambi, al di là di aver fatto muovere la classifica. La cosa positiva è che, diciamo, il Livorno è rimasto davanti negli scontri diretti, però insomma è un pareggio che può essere un po' amaro per tutti e due. Sì, questo è vero, però testa bassa e lavorare, perché ancora non è finito niente, bisogna giocarci tutto. Grazie.